Cecilia Dazzi, Andrea Sant'Anastasio, il dottor Domenico Mazzullo, che ormai è diventato uno degli imperfetti come noi, nel senso, nella travolto. Ieri Cecilia Dazzi vi ha spiegato in maniera, devo dire, bislacca, no, invece precisa, che cos'è un tweet, cioè cosa vuol dire fare i Twitter, twittare. Che vuol dire? Scrivere un messaggio che non sia più lungo di 140 caratteri. E che ne diresti di scrivere una critica a un film per indicare a un altro di andarlo a vedere o non andarlo a vedere o guardarsi o non guardarsi in 140 caratteri? Ma chi potrebbe farla una cosa del genere? Ma dai, è impossibile che qualcuno riesca a farla. Allora, voi andate su Twitter, fate chiocciola i film da vedere, tutto attaccato, e potete spedire. Ce lo spiega meglio chi l'ha inventata. Il senso del tempo reale. Ce lo spiega chi ce l'ha inventata. Dai, questa cosa qui. Stefano, buon pomeriggio. Ciao Stefano. Il buon pomeriggio, ciao a tutti. Il buon pomeriggio, è bello. Ora parlerai sempre così con la I davanti. Parlo solo in meno di 140 caratteri. Che cos'è i film da vedere, Stefano? Allora, il film da vedere è un'idea che nasce dalla nostra passione per il cinema. Siamo tre cinemaniaci. Sì. E volevamo condividere la nostra passione con gli altri, con più gente possibile. Quindi è nata l'idea del sito, è nata l'idea della pagina Facebook e adesso è nata l'idea di Twitter. Il sito è proprio un sito da appassionati, di qualsiasi epoca, di qualsiasi genere, qui si può trovare di tutto sul vostro sito. Sì, sì. Cerchiamo di riempire più campi possibili. Stefano, funziona meglio il sito, il Facebook o il Twitter? Cioè, nel senso, dov'è che arrivano di più indicazioni, segnalazioni, eccetera? Le nostre indicazioni arrivano dal sito, le indicazioni di tutti i clienti arrivano un po' da Facebook, ma tanto da Twitter. Ci saranno tante soddisfazioni, diciamo. Infatti è una cosa fantastica il fatto. Quindi, ma, scusa Stefano, ma tu vivi o stai con sempre il telefonino attaccato al dito e ci mandi messaggi al mondo? Sì, ciao, non adesso sto andando ormai al bagno, ciao, adesso mangio, bello, ciao, adesso andate al cinema, ciao, no, adesso. Vabbè, in realtà si consigliano. No. Scusa, cosa fai? Il film da vedere è utile al cinema, cioè è una cosa che Twitter, è un servizio che Twitter fa al cinema, sì, o no? Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, diciamo che più di noi sono tutti follower che ci seguono, che animano la pagina, diciamo. Infatti sono siamo i 6.000. Infatti in realtà lui è solamente il portavoce di 6.000 pazzi, cioè nel senso, sì, come noi. 6.000 pazzi ma sofisticatissimi, perché qua vedo Mean Streets, Domenica in Chiesa, Lunedì all'Inferno, film del 73, poi Semi Pro del 2008. Ma come fate? Lanciate un argomento? Oppure, cioè, nel no, senso, allora, il sito è un insieme di film ordinato per genere, categoria, serate e tutto. In realtà poi su Twitter o lanciamo l'argomento del giorno o si va a random. Bello, molto bello, va bene. No, allora noi se vi piace il cinema, è veramente, sono due, sì, luoghi, sì, da visitare. Si può dire luoghi? Sì, e poi il bello è che noi diamo questi consigli in maniera del tutto, cioè semplicemente perché ci è piaciuto a noi, quindi non ma è che facciamo c'è tutto di... così. Ecco, tutto con è fatto la chiarezza, così. Non è detto che debba piacere a tutti. No, però ci si può andare. Allora andateci e provate. Grazie Stefano, grazie di essere grazie stato con noi. Ciao, grazie. Stefano, ciao. I film da vedere. Dottor Domenico Mazzullo, uno psichiatra di fama, lo usa Twitter?